c'è silenzio. Buonasera a tutti, ci troviamo questa sera presso la Casa dei Popoli a Barano d'Ischia per la quarta edizione del Premio Internazionale di Poesia 8 Milioni, ideato da Bruno Mancini con la direzione artistica di Roberta Panizza. Io mi trovo qui anche in qualità di socia fondatrice di questa suddetta associazione, faccio parte già da 2 anni di questa associazione e mi piace anche la location che è stata scelta per questo premio. Vediamo tanti quadri esposti sulle pareti perché sappiamo che in questo programma è stato inserito anche una mostra. Difatti quando ero ragazzo pensavo chissà cosa farò da grande. La settimana scorsa ho compiuto 60 anni, sto pensando cosa fare della mia vita, che è sempre questo grande punto interrogativo. Non a caso qui, spigolando qui questi giorni per mettere fare insieme tante cose, ho avuto l'opportunità di stare da solo, perché proprio senti. Non i fuori assire in tempo sumareni di noi uomini abita attreta, si dice non uscire fuori, ritorna dentro, perché dentro di te, dentro, vuole salutare
contate tutti quanti. Allora un saluto al mio tre, un grande urlo. 1, 2, 3. Oh! Forza! Angela Maria Tiberio, ciao, un saluto da parte di Angela Maria Tiberio a tutti voi. Grazie. Ciao Angela. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Bruno Mancini, credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del bischero. I sensi atrofizzati, in dormiveglie indotte, l'ombrico nella mela, per scrivere poesie. Credevo. Accarezzato muschi, verdognoli tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona. La mente assente dalla pelle, respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Fascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza. Mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E sono. Mare, 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 mare che ho dovuto attraversare, o mare, ma diremo.